detto che in un lavoro di squadra, di territorio, quando si va alla parte, si chiama un sindaco, dovete, diciamo, sì, io non vengo a sala, scaricare quello che è un problema che è stato identificato come la sanità, sempre un problema di Colle Sant'Arsè, non ci sto. Allora il problema della sanità non è di Colle e di Sant'Arsè, è di tutto il Vallo di Diano. Io, in quanto tengo la tessera Rinno Partito, io ci posso andare se è il partito che va là. Con questo non abbiamo deciso nulla, non abbiamo parlato, non abbiamo parlato, non abbiamo parlato di nessuna unità complessa o semplice. In quell'occasione io non mi ricordo che abbiamo parlato di una cosa del genere, non è stata presa nessuna decisione, è un rispetto, a differenza di rispetto delle persone, allora, che non avete rispetto delle persone. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, così il direttore generale dell'ASL Salernitana Antonio Giordano definisce la polemica che gli amministratori del Vallo di Diano hanno innescato in questi giorni sul declassamento del servizio di oculistica presso l'ospedale di Polla. Secondo quanto previsto dall'atto aziendale, da unità operativa complessa diventerebbe unità operativa semplice dipartimentale, cioè perderà il primario. Gli amministratori di quel territorio, ha riferito questa mattina alla nostra redazione il manager, devono stabilire esattamente cosa vogliono, perché questa scelta è stata condivisa anche con qualcuno di loro. Però va aggiunto, precisa Giordano, che in cambio a Polla sarà istituito l'unica struttura complessa dell'ASL di geriatria, mentre in tutta l'azienda di oculistica con primario attualmente, e quindi incluso l'ospedale di Polla, ce ne sono quattro. La questione del declassamento del servizio di oculistica è stata sollevata dal vice coordinatore di Forza Italia della provincia di Salerno, Valentino Di Brizzi, che è andato giù duro contro il PD, che detiene il potere in tutte le istituzioni locali, ed è a loro che ha chiesto di battersi per il ripristino del primario. Sabato scorso la conferenza dei sindaci ha deciso proprio questo e a giorni una delegazione incontrerà il direttore generale. Io li riceverò, afferma Giordano, ma fin d'ora i sindaci del Vallo di Diano devono sapere che quanto previsto dall'atto aziendale non è semplice modificarlo, perché è frutto di scelte che sono state eseguite d'intesa con tutti i territori che fanno capo alla nostra azienda e tenendo conto dei bisogni dei cittadini. Insomma, pare proprio che la promozione di geriatria e il declassamento di oculistica erano noti a molti amministratori, e forse per questo che Giordano non ne fa mistero. Intanto il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL, Sergio Annunziata, ribadisce il suo impegno per il ripristino del primario in oculistica, ma anche per il miglioramento di altri servizi sanitari attivi nel distretto Sala Consilina Polla. Ma non è più possibile non avere un punto importante di ricovero per ciò che riguarda la psichiatria. Non è possibile mettere un paziente su un'ambulanza e trasferirlo, ma quantomeno nelle 48 ore, così come è stato scritto nell'atto, ma premesso dal direttore generale di essere implementato entro maggio, non è possibile mettere 5 pagare i pazienti, dalla sera alla mattina li teniamo qua e poi li trasferiamo all'interno della nostra provincia. Un disagio per il cittadino, il malato, ma un disagio anche per i familiari.